Alex, posso tenere la foto di tuo padre? Quella con il grande poeta del paese? Certo, Tony. Se vuoi anche quella dei contemporanei, me lo devi solo dire. Se ti ecciti così, prendila. Tuo padre era un filosofo. Quando raggiungeva la cifra di 100.000 lire, lui chiudeva il negozio. Ci potevano essere 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Sì, va bene, Tony. 11 clienti in attesa, lui da eroe chiudeva il negozio. E potevano essere le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. Sì, Tony! Del mattino lui abbandonava tutti e si rifugiava nella poesia. Ma cosa ne sarà del negozio, Alex? Ma probabilmente è destinato a diventare una cosca New Age, un centro dove si sperimentano le viscere, il mio io, il tuo, tutto questo cose. Oh. E che ne sarà di me, scusa? Antonio, se vuoi entrare nell'arte dalla porta principale come ho fatto io, puoi diventare un mio soggetto fotografico, va? Magari. Io voglio bene la tua famiglia. Ti voglio bene, Alex. Voglio bene a tua madre, ai tuoi fratelli, ai tuoi nipoti, ai tuoi zii, alle zie, ai cugini, secondo te. Se dono a mananna, devi stare solo calmo. Ti devi rilassare, va bene? Only rilassato. Sono molto triste. Tu come mi vedi? Si vede molto che sono triste. Don, io ti vedo e non ti vedo. Vedi, ci sono due tipi di uomini, Don. Quelli che hanno ironia e quelli che non hanno ironia. Tu ce l'hai la tua bella ironia, va? Ma non ti serve un cazzo.